Salve a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova Tier Pokémon. Quest'oggi siamo ritornati qui, come vedete, ma ve l'ho già detto, non c'è il green screen perché lo sto aspettando per portarvi contenuti con una qualità maggiore. Ciononostante, quest'oggi siamo qui e per farmi perdonare abbiamo l'inquadratura. Comunque, prima di iniziare, quello che vedete adesso con questo rapido cambio di inquadratura è il mio setup Twitch. Quindi, visto che ci sono, io ricordo a tutti quanti che ho aperto un profilo Twitch. Ho iniziato questo progetto, quindi lo trovate in descrizione come primo link. Se siete interessati e ancora non lo sapete, passate perché facciamo tante belle stream e giochiamo assieme. Vi ricordo, con quest'altro bellissimo cambio di inquadratura, di lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Finito questo video, se volete condividetelo. Direi di andare con le nostre tier. Oggi siamo con i migliori e peggiori giochi Pokémon. E già! Al primo posto, la prima gen ci farà impazzire, perché qua cade subito la spada di Damocle su Pokémon rosso, blu e giallo. Allora, uno dei criteri con cui valuterò tutto ciò è come un gioco è invecchiato. Questi giochi sono invecchiati malissimo, giocarli ad oggi non ci riesci. Quindi io lo so che come inizio è tachicardico, non so neanche se esista questo aggettivo, ma rosso, blu e giallo a me fanno veramente cagare, sono giochi terribili, sviluppati male. Poi io c'era l'idea nuova, innovativa, va bene. A parte questo, più della C io a sta gente non riesco a dargli, e potrei anche andare di D, perché D, la prima... Non è iniziato per nulla bene questo video. La prima gen in D, Pokémon rosso e blu, e Pokémon giallo uguale. Ok, va bene, si ispira all'anime, tutto bello, però nessun elemento che mi faccia dire ok, va bene, meglio degli altri due. Di pure lui. Questi sono 10 dislike. Seconda generazione, Pokémon oro, argento e cristallo. Esattamente al contrario per quanto mi riguarda della prima generazione. Io ho recuperato questi giochi successivamente perché ho iniziato con la terza. Giocare Pokémon rosso, blu e giallo mi ha dato la sensazione di gioco invecchiato male. Sono ingiocabili. Invece, secondo me, la seconda generazione è invecchiata clamorosamente bene. E ancora oggi sono dei giochi in un certo senso attuali. Quindi vi dirò, la seconda generazione clamorosamente io la metterei in A. Perché secondo me sono giochi che funzionano benissimo a livello di team, hanno veramente una bella ambientazione e sono invecchiati benissimo. Un gioco che invecchia benissimo vuol dire che è un gioco che va oltre il suo tempo. Secondo me sono ottimi, risolvono tantissimi problemi dalla prima generazione, e io che li ho giocati nel 2015, credo, anche 16, anche 17, non mi ricordo, li ho trovati fantastici. Quindi, anche se cristallo aggiunge qualcosa in più, come per giallo non ci trovo l'elemento che mi fa dire ok, meglio, quindi tutti in A. Oh, terza gen. La terza gen è stata piuttosto bacchettata nella storia. Allora, Pokémon Rubino e Zaffiro non sono brutti giochi, tra l'altro introducono un sacco di cose nuove, però il loro problema secondo me è che hanno una trama veramente strana. Hanno una trama veramente strana e fortemente incompleta, un post Lega inesistente in confronto a quello di Oro, Argento e Soul Silver, che è quasi più interessante della Lega stessa. E quindi Rubino e Zaffiro sicuramente un passo sotto ai signorini là sopra, quindi direi B, non andrei sulla C perché comunque, ripeto, rivoluzionari sotto certi punti di vista. In questo caso Smeraldo sarei tentato di dargli un A, perché migliora la trama riaccorpando entrambi i giochi, aggiunge il Parcolotta che è mio padre, dovrebbero rimetterlo adesso in ogni gioco Pokémon. A? Direi A, perché no? Oh, i remake della prima generazione. Allora, qua non posso essere troppo cattivo oggettivamente. Cioè, Pokémon Fire Red e Leaf Green migliorano ovviamente tutti i difetti incredibili che aveva la prima generazione. Però anche qui, rispetto a Rubino e Zaffiro, si sente la differenza anche a livello di trama. Cioè, questi giochi mi danno la sensazione di vuotezza, di vacuità. Sono giochi vuoti, senza carattere. Cioè, non mi dicono niente. La regione di Kanto è apatica. Io lo dirò sempre, la odio con tutto il mio cuore. Quindi, migliorano sicuramente rispetto ai loro predecessori obbrobriosi, ma direi C, non più di C. Poi regà, io lo so, la nostalgia gioca tanto su questi fattori, sto cercando di evitare la nostalgia, sapete che io sono la persona meno nostalgica di sto mondo. C per Rosso Fuoco e Verde Foglia, che hanno purtroppo una base di merda, aggiungono il Settipelago, sì, ma non è niente di che, e comunque secondo me è uno step sotto Rubino e Zaffiro rimangono, perché Rubino e Zaffiro hanno sì una trama un po' strana, ma hanno una trama. Rosso Fuoco no. Oh, Diamante e Perla. Diamante e Perla secondo me è stesso discorso che c'è per Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Cioè, sono bei giochi, hanno anche in questo caso una trama forse migliore, però non lo so. Cioè, Platino ha quel qualcosa in più che si chiama Mondo Distorto, che dà davvero uno step in più. Fatemi riflettere, perché non so se mettere B, A o A, S. Metterei Platino in S. Metterei Platino in S, perché comunque il Mondo Distorto è stata una cosa fantastica. C'è tutta la lore riguardo alla creazione del mondo Pokémon, sono giochi
Kick apprezzato tantissimo. Diamante e Perla sono un po' incompleti con Platino. Platino li completa benissimo. Quindi direi A per Diamante e Perla ed S per Platino. Ci saranno un bel po' di giochi in S. Però oggettivamente, però ragazzi, Platino e adesso, regà, Earth Gold e Soul Silver. Questa è dura. Vabbè, regà, Earth Gold e Soul Silver S. Non ve lo sto neanche a dire, l'avrò già detto in qualche live, ma secondo me questi giochi sono inarrivabili. Hanno toccato un punto a livello di grafica, a livello di sviluppo, che poi non è stato più superato, ma perché si è cambiato completamente. Cioè, la grafica di Earth Gold e Soul Silver e X e Y non è paragonabile, perché stiamo parlando di due mondi diversi, si aggiunge una dimensione. Secondo me Earth Gold e Soul Silver raggiungono un punto culmine di Pokémon e si meritano la S a tutti i costi. Insieme a Platino vi dirò qualcosa in più di Platino, addirittura qualcosa in più, però non c'è una tier superiore, ci sarebbe bisogno di 6 caselle purtroppo. Comunque S per questi due giochi Pokémon, che toccano delle vette estetiche di nostalgia, di grafica perfetti, migliorano tantissimo i titoli che già prima erano fantastici, veramente gioconi, non penso che si raggiungerà mai, almeno non per ora, non sento che con Spada e Scudo si arriverà a una completezza del senso di Pokémon così grande come Earth Gold l'ha raggiunta. Parlo di Earth Gold al singolare perché io ho giocato più quello che Soul Silver, ma due grandissimi giochi. E vi dirò, adesso c'è, questo è il periodo d'oro di Pokémon, perché Nero e Bianco vanno in S e Nero 2 e Bianco 2 vanno anche loro in S. Per motivi diversi, attenzione, i giochi in S non sono perfetti. Ad esempio, Heart Gold e Soul Silver hanno un problema per quanto riguarda la giocabilità e la scelta di Pokémon, cioè non ci sono Pokémon in questi giochi. Nero 2, Bianco 2, Nero e Bianco hanno un problema di grafica di battaglia che sono terrificanti. Ma ragazzi, stiamo parlando di Nero e Bianco che hanno la trama più profonda per distacco del mondo Pokémon, di Nero 2 e Bianco 2 che hanno lega, il post-lega migliore per distacco del mondo Pokémon, team fantastiche in tutti e 6 i giochi che abbiamo appena inserito in S, personaggi fantastici, ambientazioni fantastiche. Ragazzi, questi giochi qua sono veramente il periodo d'oro del brand. 2000, quando è uscito Heart Gold? Ok raga, questi 6 giochi ho controllato, sono usciti tra il 2009 e il 2012 e veramente secondo me è stato il periodo d'oro del brand, non si sono più raggiunte queste vette, neanche con X e Y che mi sono piaciuti tantissimo, ma rimangono su una A perché hanno dei difetti secondo me a livello di caratterizzazione di molte cose. Si vede che sono giochi che vogliono dare molto e secondo me danno anche molto, sono sviluppati bene, mi piace la grafica, mi piacciono i Pokémon di Kalos, sono davvero fantastici, mi piacciono alcuni personaggi come Elisio e Azeta, ma sono inseriti in un mare di merda, scusate se lo dico, e questo non fa avere X e Y la S. Si meritano una A perché sono giochi che ho apprezzato davvero tantissimo, soprattutto nelle mie seconde run, non nelle prime, però manca quel qualcosa, manca quell'elemento di trama che ti fa dire wow, rimane tutto molto superficiale, soprattutto la storia di Azeta, e la cosa mi dà sui nervi in una maniera incredibile perché meritava davvero molto di più secondo me. Remake di Rubino e Zaffiro, secondo me sono migliori dei precedenti, però sono migliori nella misura in cui era migliore Smeraldo, cioè li migliore in un certo senso. L'episodio Delta si sostituisce come post lega al parco lotta, quindi migliora Rubino e Zaffiro un po' come aveva fatto Smeraldo. Non è secondo me proprio a livello di Smeraldo perché il parco lotta è tipo Dio sceso in terra, però comunque io tenderei a metterli su una A perché sono comunque giochi apprezzabili. Poi la sesta gen, ripeto, a me piace molto la grafica di sesta gen, l'apprezzo tantissimo, il gioco migliora, c'è tutta una lore interessante, il progetto Azoth, insomma sono molto interessanti, io una A gliela schiaffo volentieri. Come vedete ragazzi, sono tendenzialmente molto buono in realtà con i giochi Pokémon, perché sapete è il mio brand preferito, quindi li apprezzo più o meno tutti. Però adesso arriva il periodo buio di Pokémon, veramente terribile. Sole e Luna, Sole e Luna, che vedevo di Sole e Luna? Allora, partiamo da questo: il giro delle isole è un fallimento, ma non perché non fosse interessante il cambiamento, semplicemente hanno provato a farlo e hanno fallito, perché secondo me ha tradito un po' il concetto base di Pokémon. Cioè Sole e Luna non era né un God a Catch Em All, che già fra parentesi è scomparso, prima o poi farò un video su questa cosa, ma non era neanche un cammino verso la gloria come potrebbe essere Spada e Scudo, su cui infatti ripongo tantissime speranze. Questi giochi sanno di periodo di transizione e sono secondo me brutti, ma brutti per come il mio modo di intendere Pokémon. Ora Sole e Luna in particolare rispetto a Ultra Sole e Ultra Luna sono ovviamente pessimi, quindi non vanno oltre la C assolutamente. Rubino e Zaffiro sono molto meglio da quel punto di vista. Ultra Sole e Ultra Luna aggiungono delle cose interessanti, danno spunti di trama interessanti secondo me, migliorano i titoli precedenti, non si attestano sui giganti della A, comunque non arriverò mai a mettere Ultra Sole e Ultra Luna a livello di un Pokémon Perla, perché effettivamente manca quell'elemento di competizione secondo me, anche se la battaglia con Ultra Necrozma è una delle migliori, anche se la team di Ultra Necrozma è una delle migliori, però forse è l'unico elemento che mi ha convinto veramente di questi giochi. Per il resto anche la regione di Alola mi fa cagare, che è sempre uguale e non mi è piaciuta per nulla questa cosa. Quindi Ultra Sole e Ultra Luna B, migliorano Sole e Luna, questo è sicuro, ma non vanno sull'A. E poi signori, fatemi bere l'acqua perché qui c'è un problema. Ora per valutare Let's Go proverò ad estraniare il fatto che mi abbia
abbia fatto cagare a spruzzo l'esperienza di gioco di questi giochi. Proviamo a essere un po' oggettivi. Ora, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sono giochi che ripetono di nuovo la prima generazione, che a me non piace, e soprattutto la cosa che veramente mi è dispiaciuta, non rendono Kanto degna del presente. Kanto è una regione del passato, ambientata nel passato, che è invecchiata male. Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee la ripropongono, aggiungono cose rivoluzionarie, sia chiaro, la grafica in 60 fps, Pokémon nell'Overworld, il lancio con il motion control che poi hanno rimosso in Spada e Scudo, Game Freak ti odio, però nonostante queste cose qui, rimane la Kanto con i corridoi. È un'occasione veramente sprecata, secondo me, Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu. Poi ci sta che non siano i giochi fatti per me, io ho avuto un'esperienza di gioco terribile, c'è un video, ve lo linko nelle schede, in cui la racconto, però ragazzi io non riuscirò mai ad andare oltre la C per questi giochi Pokémon, perché davvero non dicono niente. Secondo me non c'è né il God of Catch and Mall in questo caso, né tantomeno le battaglie. Ovviamente qua si tratta di pareri personali, c'è chi invece può apprezzarli molto di più, questa qua ovviamente è una classifica che si basa sulle mie di opinioni, e io veramente non sono riuscito a vivere bene questi giochi. Quindi, per quanto io riconosca alcune loro feature rivoluzionarie, che sono contento siano arrivate, non posso che andare sulla C, perché più della C non riesco. Se penso all'esperienza di gioco che ho con un Rubino e un Zaffiro, non posso paragonarla a quella che ho avuto con Let's Go Eevee e Let's Go Pikachu in generale, per tutto quello che è stato questo gioco. Tra parentesi, visto che la tier è finita, colgo l'occasione, e tra l'altro mi sposto in questa facecam, per dirvi che probabilmente su Twitch voglio riprovare a giocare Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, in particolare Let's Go Eevee perché quello ho, per vedere se riesco ad avere un'esperienza Pokémon migliore rispetto a quella che ho vissuto nella mia prima run. Quindi mi spammo di nuovo Twitch, lo trovate in descrizione, e con questo piccolo annuncio io vi concludo il video. Spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere ovviamente qual è la vostra tier di giochi Pokémon, vi linko qui sotto il link alla tier, voi andate a farla, se volete mi taggate nelle vostre stories di Instagram con la vostra classifica, poi io le riposterò nelle mie storie. Per il resto vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, un commento e un'iscrizione al canale se chiaramente non siete ancora iscritti, vi invito a passare dai social, in particolare in questo caso da Twitch visto che è un progetto recente, e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.